La figura di Livio Labor, su cui vogliamo oggi riflettere e valutare i vari aspetti più attuali, può essere presa naturalmente da molti punti di vista, Presidente Leacchi, pure uomo di cultura, l'attività in favore dei lavoratori, delle classi sociali più deboli, uomo di studio, però forse la sua esperienza politica a essere il punto più attuale di discussione. Le sue azioni di tanti anni fa sono probabilmente quelle che sono state talmente dirompenti all'epoca da non essere, da aver provocato le conseguenze non risolte ancora oggi. Allora, per primo io chiederei di parlare a Luigi Covatta, che ha avuto modo e fortuna di lavorare a lungo con Livio Labor. Vedo tanti vecchi amici e compagni, per cui non ho bisogno di ricordare i fatti della vita politica di Livio. Vorrei fare solo qualche chiosa. Labor non era né un cattolico conciliare, come si diceva allora, né un catto comunista, né un cristiano per il socialismo, che era un'altra cosa che allora andava molto di moda, né un compagnon de route, come dicevano i comunisti degli indipendenti di sinistra, quelli che Lenin definiva in un altro modo, non particolarmente gradito. Labor era un democratico di sinistra, era uno che aveva partecipato attivamente alla vita della sinistra democristiana nel lungo percorso che avrebbe portato alla cosiddetta apertura a sinistra, dal 58 al 63, aveva creduto nel primo centro-sinistra, come tanti altri. Io e Franco Marini eravamo ragazzi, ma Carlo Donat-Cattelli, Torino Colombo, aveva vissuto quegli anni da protagonista. Noi dimentichiamo che all'epoca il presidente Leacli contrattava col segretario della Democrazia Cristiana i parlamentari aclisti, ne faceva eleggere una cinquantina. Peccato che quando poi c'è stato bisogno, l'unico deputato aclista che lo seguì fu Giuseppe Giardino. Qui ci sono la vedova e la figlia che voglio salutare, però contrattava 50-40 deputati. Come Donat-Cattin, come Vittorino Colombo, come la CISL, come la gran parte delle altre, fu anche deluso dai primi risultati, dalla vicenda del primo centro-sinistra e soprattutto dalla conquista dorotea della Democrazia Cristiana. Quindi il motivo di questa sua rottura con la DC non era un motivo, come dire, né moralistico, né esclusivamente di carattere religioso, era un motivo politico. Il problema di ristrutturare la sinistra, e quando fondò l'ACPOL non la fondò coi focolarini, la fondò con Riccardo Lombardi, con Franco Marini, con interlocutori interessati a loro volta a una riforma del sistema politico, a un rinnovamento del sistema politico, e innanzitutto
a quella che allora si chiamava ristrutturazione della sinistra. Non ebbe fortuna. Io vorrei leggere due commenti d'epoca alla sua iniziativa, uno a favore e uno contro, come è doveroso. A favore, al convegno di Vallombrosa del 68, nel suo ultimo discorso prima di morire, si pronunciò Fernando Santi, che auspicava il coinvolgimento di forze che si muovono in tutti i campi, in quello cattolico, in quello socialista, in quello comunista, per creare una forza politica non egemonizzata da parte di chiunque, garante dei principi della democrazia e della libertà, nel rispetto della coscienza di ciascuno e di tutti, capace di offrire un'alternativa alla guida e alla gestione moderata del potere. Bersani e Marini forse possono cogliere in questo discorso di Santi un'anticipazione di cose che poi si sono verificate 40 anni dopo, non necessariamente in meglio. L'opinione contro è quella di Tonino Tatò, che sempre nello stesso periodo manda un appunto a Berlinguer, pubblicato adesso, in cui paventa che staccare dalle acli una porzione di quadri e di voti per darli a una formazione di terza forza socialista sarebbe un'operazione oggettivamente anticomunista al di là delle intenzioni e indebolirebbe le sinistre interne alla DC, lasciando arbitri della situazione di questo partito i gruppi più retrivi e integralisti. Indubbiamente chi si poneva il problema di superare l'unità politica dei cattolici metteva nel conto di modificare tutti gli equilibri del sistema. Noi non abbiamo mai cercato di fare all'inchietta il partito dello 05 che col suo potere di ricatto, cose che comunque col sistema con mai sufficientemente vituperato sistema proporzionale riusciva molto di meno che con il trionfante maggioritario di oggi. Tant'è vero che alle elezioni in cui noi fallimmo nel 1972, 1,5 milioni di voti di sinistra restarono senza rappresentanza parlamentare, ma questo è un altro discorso. Labor fu sconfitto, noi fummo sconfitti, fallimmo. E io credo però che sia utile ragionare anche delle sconfitte. Il ragionamento da cui era partita l'iniziativa dell'ACPOL non era un ragionamento campato in aria. Nel 66, per esempio, Tabor, da presidente delle ACLI, fu il fulcro di un grande progetto di unità sindacale che sconfisse l'idea di formare a fianco dell'unificazione socialista il sindacato socialista e che invece rilanciò con forza i temi dell'autonomia del sindacato, dell'unità possibile
e aveva come interlocutori oltre a Santi, oltre a Macari, oltre a Carniti, Vittorio Foa, Baldassare Armato, Bruno Trentin. E come sappiamo quel progetto non era effimero, anche se oggi non se ne vedono le tracce.